Wela, sono Marco, più conosciuto con il nickname con il mio nome. E Flash Crash, diciamo che purtroppo era un po' da programma. Come avevamo già immaginato nei precedenti video di analisi, sta accadendo esattamente quello che ci si poteva aspettare. E guardando sopra la somiglianza perfetta che avevamo col Flash Crash praticamente di maggio. Abbiamo fatto tipo un'analisi, vedete, guardate, se guardiamo i giorni esatti, guardiamo il movimento. Possiamo prendere anche un righello, vedete, questo era il crash di maggio. Praticamente dopo, qui c'è la shadow, dopo 34 giorni abbiamo avuto lateralità, un tentativo di bounce fallito e poi un altro minimo. Prendiamo la situazione che abbiamo adesso, è praticamente identica. Praticamente identica come abbiamo visto nell'altro video di 32 giorni, lateralità, tentativo di bounce, un nuovo minimo. Ora, sarà sufficiente questo nuovo minimo? Bisogna vedere, perché adesso se riusciamo a tenere questo minimo, lo scenario diventa sempre, sempre, sempre più simile proprio a questo, che avevamo preso anche l'altra volta, possiamo anche riprenderlo in questo momento, andiamo praticamente a fare copia e incolla, come abbiamo fatto l'altra volta, prendiamo, facciamo copia e incolla e vediamo praticamente che la situazione è molto simile, praticamente identica, vedete? Anche come tempistica e tutto. Magari mettiamo tipo un giorno in meno, ma siamo lì, proprio uguale, identica. Quindi se riusciamo comunque a tenere questo minimo, è molto probabile che ci troviamo in una situazione del genere, proprio identica. Perché a questo punto, come da programma, ci stava magari un buy the dip, perché comunque, cioè, questa è comunque una proiezione, cioè non è detto al 100% che ora faremo questa situazione qua. Potrebbe anche essere un minimo che dopo va a far ripartire, oppure se scendiamo sotto a far crashare. Perché comunque adesso la differenza che abbiamo avuto sostanziale da questo crash a questo crash è che noi sostanzialmente non abbiamo mai visto, mai praticamente visto un lower high. Cioè noi qui praticamente dai massimi dell'8 novembre, no, del 10 novembre, non abbiamo mai praticamente avuto un vero rimbalzo, abbiamo avuto una discesa continua. E quindi questa è un po' la differenza che abbiamo rispetto a maggio, perché noi qui rispetto a maggio, da aprile a maggio diciamo, noi qui abbiamo avuto un massimo. Poi abbiamo avuto, ecco, un crash, però abbiamo avuto un rimbalzo, quindi la classica struttura in cui dopo c'è un lower high, no? Quindi un massimo più basso di quello precedente e da questo punto in poi è avvenuto il crash. Ecco, questo non è mai avvenuto, quindi comunque anche in tutti i peggiori scenari ribassisti di lungo periodo, anche long term, una struttura di solito magari è più A, B, C. Cioè, nel senso che c'è magari un massimo, un crash, poi magari c'è un tentativo serio di rimbalzo. Questo non l'abbiamo mai visto. Perché anche se prendiamo ad esempio nel 2017, 2018, se andiamo indietro, riprendendo il crash della bull run, eccolo qua. Anche in questa situazione in cui poi il mercato è crashato terribilmente. Ah no, questo siamo nel 2019, andiamo ancora più indietro. Ecco, ce la faremo. Ecco, anche qui c'è stato un massimo, crash, tentativo di bounce, un altro crash, anche qui c'è stato un altro comunque buon tentativo di bounce che comunque ci ha riportato sui 17.000 a gennaio. E poi c'è stato di nuovo un crash e poi comunque altri piccoli tentativi di bounce sempre più bassi, crash, eccetera. Cioè guardando magari con la struttura settimanale nel lungo periodo si vede meglio la situazione che è avvenuta in quel periodo con appunto praticamente crash, tentativo di rimbalzo, crash, tentativo di rimbalzo, crash, tentativo di rimbalzo, tentativo di rimbalzo, cioè anche in una struttura terribilmente ribassista è difficile che si faccia un massimo e poi si scenda giù, 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 da qualche parte comunque ci deve essere, c'è quasi sempre in quasi tutte le strutture di rimbalzo, a meno che non si tratta di uno strumento come una super shitcoin galattica che chiaramente non ha nessun valore e allora quando crasha, crasha chiaramente. Però se noi siamo dentro questo mercato e noi crediamo anche minimamente in Bitcoin, non credo che questo avvenga, anche perché comunque c'è tutta l'armata di istituzionali da queste parti che
che comunque ha comprato in maniera massiccia, e comunque ci sono ancora un sacco di istituzionali, di balene che hanno comprato in maniera massiccia anche qui, che stanno comunque ancora accumulando qui. E in più nel 2017 avevamo, in questo periodo qua di bull market, c'era un'entrata massiccia di Bitcoin negli exchange, che erano tutti entrati per vendere, e questa cosa assolutamente non la vediamo ancora adesso. Quindi se mettiamo per ipotesi che fosse che Bitcoin diventi improvvisamente una shitcoin, tutto è possibile, possiamo anche fare così, andare a zero, ciao. Ma questa cosa non mi sembra assolutamente prevedibile, probabile, anzi è assolutamente improbabile. Quindi cosa abbiamo appunto qua di diverso? Che comunque a maggio abbiamo avuto un tentativo di rimbalzo che poi è fallito, per carità, è fallito e dopo siamo continuati a scendere, vedete? Abbiamo avuto un tentativo, qui non l'abbiamo mai avuto, mai. Quindi comunque la situazione può essere ovviamente simile a questa, senza ombra di dubbio. Quindi possiamo avere ancora praticamente un'altra mensilità di lateralità ribassista, senza alcuna ombra di dubbio. Però non è neanche detto al 100%, perché noi comunque non abbiamo ancora fatto nessun tipo di rimbalzo decente. Cioè questo non era un rimbalzo decente, qui questa è la candela di partenza. Un rimbalzo decente doveva almeno mangiarsi questa candela per invertire almeno momentaneamente il trend settimanale e giornaliero, cosa che comunque non è avvenuta. Alla fine ha fatto solo un equalize rispetto a questo piccolo rimbalzo qui, niente di che. Quindi a questo punto io, come da programma, ho fatto un buy the dip in questa zona qui, con anche il K di pizzico liquidità del fondo. Però ora bisogna vedere bene gli sviluppi, perché finché Bitcoin mantiene, quindi finché Bitcoin mantiene quindi sostanzialmente la struttura mensile, che ve la vediamo meglio, la struttura mensile, un mese, ecco, questa è la struttura mensile, che rimane comunque rialzista. Perché se comunque teniamo ancora questa zona qui, non ci sono problemi. La struttura rimane ancora rialzista. Siamo proprio al bottom, cioè se perdiamo appunto le perdite dei 40k con chiusure giornaliere settimanali, chiaramente invalida anche la struttura mensile e per forza ci fa atterrare in zone più basse, che sarebbero le zone, diciamo, dell'armata qua, le zone più basse, nella zona di massima accumulazione di quest'estate, e l'atterraggio diventa comunque possibile. A quel punto, ok che ci sono le armate di accumulatori, e io non credo che riesca mai a sfondare a ribasso questa zona, a meno di incredibili sorprese da super cigno nero. Ma anche andare sotto e perdere la struttura mensile, andare sotto i 40k, non sarebbe per nulla bello, perché poi comunque ci aspetta veramente una lateralità ribassista lunga anche tutto un 2022 sostanzialmente. Se, come ho detto questo, insomma, direi che per questo video è tutto e ci sentiamo. Ciao!